Coppa d'Oro, undicesima edizione, anche quest'anno ha visto ospiti d'eccezione nella splendida cornice di Palazzo Gotico. Sono stati premiati Urbano Cairo, presidente di Cairo Communication ed RCS Media Group, nonché presidente della squadra di calcio del Torino. Il piacentino Lucio Rossi, capo progetto al CERN di Ginevra, e il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici. Come da tradizione sono state selezionate personalità importanti, legate in diverso modo a Piacenza, che con le proprie carriere si sono rese ambasciatrici del territorio. Sono ovviamente molto onorato di ricevere il premio, mi fa molto piacere, e poi insomma il fatto di riceverlo qui a Piacenza, che è una terra diciamo notoriamente molto operosa, molto, molto capace di produrre risultati positivi, credo che sia una cosa molto, molto bella. Avete fatto un grandissimo lavoro di qualità, poi la cosa che si promuove da sola in qualche modo è la qualità. Ormai da anni si parla della crisi dell'editoria, lei che è un uomo così lungimirante, come vede il futuro di questo settore nei prossimi 10 anni? Ma io lo vedo bene, io sono entrato in questo settore molti anni fa, poi da imprenditore nel 96, prima come concessionario di pubblicità e poi come editore di giornali, prima Giorgio Mondadori, poi Cair Editore con tutti i giornali che abbiamo lanciato, vendiamo qualcosa come 1.600.000 copie a settimana, poi abbiamo acquistato la 7 2 anni fa col tentativo e riuscito diciamo di scalata ad RCS, siamo entrati anche nel mondo dei quotidiani. Mi manca solo di scendere in politica, lo farà? No, non lo farò perché io sono molto impegnato con l'attività che faccio, abbiamo 4.500 dipendenti, includendo anche poi il Torino. Ma lei è un uomo di sinistra o di destra? Ma io oggi non ci sono più queste distinzioni sinistra-destra, oggi secondo me quello che conta è diciamo essere persone che hanno a che fare diciamo con una realtà molto complicata dove mancano risorse. Quello che conta oggi secondo me più che dire destra o sinistra è riuscire a dare opportunità a chi non le ha. Per me il significato è rappresentare Piacenza in tutti i suoi aspetti, perché la gastronomia, una cosa come la coppa che è un simbolo di Piacenza, fa parte della cultura. Che legame può esserci tra la fisica e la gastronomia, se c'è? La coppa è una cosa che si mangia insieme, mangiare la coppa da solo è quasi un delitto, bisogna condividerla. E allora è un po' come la scienza, il sapere si condivide, se uno sa una cosa e non la condivide è un peccato. La Coppa d'Oro, organizzata dal Consorzio Salumi DOP Piacentini con la Camera di Commercio, ha ottenuto anche il sostegno del Ministero per le politiche agricole, oltre a quello della regione Emilia-Romagna. Prima delle premiazioni si è tenuto un dibattito sulla valorizzazione dei prodotti tipici.